Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Madre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui in chiesa per celebrare l'Eucaristia per la nostra cara sorella Rosaria, che ha terminato la sua vita terrena, mamma giovane di 40 anni, ha lasciato un grande vuoto anche in mezzo a noi, e ha terminato la sua vita terrena ieri, era anche il settimo mercoledì in onore della Madonna del Carmelo, e anche in questa settimana tra l'Ascensione e la Pentecoste. Quindi io sono sicuro che con la Madonna ha preso con la sua anima e la accoglierà nel paradiso, anche per la sua devozione alla Madonna, per il suo amore verso la Madonna, anche per le sofferenze che ha anche patito in questi anni. Quindi io vedo lei non come morta, non come morta, il suo corpo è fermo, però la sua anima è viva, la sua anima è viva in mezzo a noi, viva in cielo e prega per noi. Ed è come un angelo che pregherà per noi sempre in paradiso e veglierà anche per noi. E affidiamo ecco questa Santa Messa alla sua anima benedetta, perché questo è il momento anche più alto di preghiera, in cui poi alla termine della Messa ascolteremo quelle parole della liturgia, in cui si dirà: venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, prendete la sua anima, portatela al trono dell'Altissimo, e che da quel momento gli angeli accompagneranno la sua anima benedetta nel cielo. Però starà anche con noi, starà con i familiari, pregherà per loro, quindi preghiamo con devozione in questo momento triste, molto duro, ma anche abbiamo anche questo coraggio, no? Di riempirlo di fede. Noi riempiamo di fede anche i momenti più duri e più terribili della vita. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il tribuno, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò:
che si riunissero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio. Li fece condurre Paolo e lo presentò davanti a loro. Paolo sapeva che nel sinedrio una parte erano Sadducei e una parte di farisei, e disse in gran voce: fratelli, io sono un fariseo, figlio di farisei. Io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza della risurrezione dei morti. Appena egli ebbe detto ciò, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei, e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ne nacque allora un grande clamore, e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi in piedi, protestavano dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, e se uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero? La disputa si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via. Portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo alla fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Parola di Dio. Io spero in te, Signore, il Dio della mia gioia. Io spero in te, Signore, il Dio della mia gioia. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte, mia eredità e il mio calcio. Nelle tue mani è la mia vita. Io spero in te, Signore, il Dio della mia gioia. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a te, Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Io spero in te, Signore, il Dio della mia gioia. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia alma. Anche il mio corpo riposa sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Io spero in te, Signore. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, avete ascoltato questo brano del Vangelo in cui Gesù dice, prima di salire in croce, dice: io voglio che dove sono io, dove sarò io, siate anche voi. E Gesù è passato attraverso la morte, poi è risorto, è sceso al cielo e quindi ci ha praticamente aperto le porte del cielo con la sua morte e risurrezione. E quindi questa via al cielo è aperta ed è stata aperta ieri questa via, ecco, per la nostra cara sorella Rosaria. Di lei possiamo ricordare tantissime cose. La cosa più importante che voglio dire di lei, diciamo, il suo sorriso, come anche avete evidenziato anche tanti con cui ho parlato, il suo sorriso anche nelle sofferenze, riusciva a donare in un sorriso ai familiari e anche agli altri, come un angelo, Ho letto alcuni commenti che ci sono su Facebook, no, tantissimi, sono migliaia, e tra questi ne ho preso due così molto semplici, ecco, come sintesi. Qualcuno ha scritto così, direi, dice: bella e sorridente come il sole che splende in mezzo al mare. Altri hanno scritto ancora di lei, dice: non è un addio ma è un arrivederci. E poi ancora: il tuo sorriso ci accompagnerà sempre. E poi ancora: è stata forte, trasmetteva anche forza nella malattia e dava sorrisi anche nella sofferenza. Come vedete, anche questo suo atteggiamento vuol dire che il Signore ha agito in lei, cioè il Signore fa così. Vedete, quando anche noi dobbiamo passare attraverso una sofferenza e non chiediamoci il perché, perché quando ci chiediamo il perché già sbagliamo, però vedete, nel cuore il Signore, nel cuore dà una forza, nel cuore dà una grande forza, e anche la sua testimonianza ci fa ricordare, anche la forza dei santi, che nella fede hanno affrontato le più ardue battaglie e hanno operato il bene in modo forte nel mondo e sono andati sempre avanti. Tra questi ne possiamo ricordare alcuni: Santo Stefano e gli altri degli apostoli. Pensate, mentre veniva lapidato, dice, videro il suo volto che era come quello di un angelo e contemplava il cielo e disse: io vedo i cieli aperti, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. I cieli aperti, e poi morì dicendo: Signore, non imputare loro questo peccato. Morì anche perdonando coloro che lo stavano lapidando, e tra questi c'era anche San Paolo, che poi forse, vedendo il modo in cui era morto, si convertì, iniziò lì la sua conversione e poi divenne uno dei più grandi santi. Vi ricordo anche qualche altro santo di come è morto, perché questo ci fa riflettere un pochettino, già la testimonianza loro è già molto eloquente, al di là di tutte le parole che possiamo dire. San Domenico Sacro, la sera del 1857, io avevo 14 anni e il Signore gli aveva detto nel cuore che sarebbe morto, avrebbe terminato la sua vita terrena. Cosa fece questo santo? Si preparò festante,
cioè sapendo di dover morire questo bimbo, pensate, 14 anni, non si rattristò, anzi si preparò festante. E poi andò a salutare il papà, andò a salutare la mamma, e poi disse al padre, leggimi le preghiere, quindi le preghiere della buona morte. Allora lui ascoltava quelle preghiere, pur soffrendo, però sembra che morì anche di tubercolosi, e con voce anche un po' così pacata, lui rispondeva anche alle preghiere del papà. Ad un certo punto, ecco, mentre il padre pregava, lui cambiò di aspetto nel volto, questo volto un po' sofferente, divenne istantaneamente gioioso, divenne gioioso e disse ai genitori addio, addio, caro papà, dice io me ne vado, e poi disse oh che bella cosa che io vedo male, che cosa bella, cioè cosa aveva visto? Aveva visto la Madonna, aveva visto la Madonna che andava a prenderlo per introdurlo poi nella vita celeste, nella vita che non muore. Poi dopo la sua morte, San Domenico Savio apparve in sogno a San Giovanni Bosco, e in questo sogno gli disse così a San Giovanni Bosco, gli disse la Madonna Santissima, Maria Santissima è stata la mia più grande consolazione, dice così, in vita e in morte. E lo dica a tutti, dillo a tutti i ragazzi, che non si dimentichino mai di pregare. Quindi questo santo disse così, di pregare la Madonna, perché ecco, la Madonna ci aiuta nella vita e ci aiuta nel momento del passaggio all'altra vita. E anche tutti noi preghiamo il rosario, preghiamolo, perché ci sono dei momenti in cui veramente senza la forza della fede non si può andare avanti in questa vita. Anche Sant'Antonio, tra poco è la festa di Sant'Antonio, Sant'Antonio moriva dicendo vedo il mio Signore, vedo il mio Signore, quindi ebbe la gioia anche lui di vedere Dio prima di morire. Praticamente questo un po' ci sorprende, perché vedete i santi non hanno tenuto la morte, anche vedete quanti martiri hanno dato la vita per il Signore, non hanno tenuto la morte perché sapevano che questo brano che è capitato anche oggi nel Vangelo, io voglio che voi sappiate dove sono io, dice Gesù. Quindi i santi affrontavano la morte dicendo quella porta, però io apro quella porta della morte, non ho paura, passo, perché so di andare dal Signore, so di andare da Gesù. E quindi vivevano questi momenti che per noi possono essere dei momenti anche terribili, ma li vivevano passandovi con la forza della fede, con la presenza della Madonna. Sapete, tra i titoli della Madonna che c'è, tra i titoli belli che riguardano la Madonna, ce n'è uno molto bello che lo diciamo anche nelle litanie: porta del cielo, la Madonna è la porta del cielo. Quindi quando noi abbiamo pregato anche tante volte la Madonna, io penso che lei ci spalanca le porte del cielo, ci viene a prenderci e a portarci in cielo. Anche dicevo di Rosario, no? Il suo sorriso nelle sofferenze è una testimonianza molto forte, molto eloquente, anche dal punto di vista della fede. Ho letto delle riflessioni anche di qualche santo, anche sulla morte, e alcuni dicevano, vedete, quando muore un santo, non è che muore il santo, ma è la morte che muore. Cioè quando muore un santo, il santo continua a vivere, è la morte che muore, perché anche la morte diventa un passaggio dolce, dolce. Mostraci dopo questo esilio Gesù, diciamo nella Salve Regina, mi vengono in mente le parole di Padre Pio, che diceva io passo, me ne vado, però farò più rumore in cielo che in terra, farò più rumore in cielo. Queste parole, vedete, mi fanno riflettere un po', perché mi fanno capire
che in qualche modo, ecco, anche le anime dei nostri defunti che sono passati in cielo, anche loro in qualche modo fanno rumore, che vuol dire che fanno rumore, che pregano intensamente per noi. Dopo la morte, i nostri cari defunti hanno anche una missione di preghiera per noi, sono come degli angeli che pregano e lodano Dio e intercedono per noi. Io penso anche ai familiari, ecco, di Rosaria, io penso che sentiranno la presenza spirituale della madre, ecco, sentiranno i piccoli, poi alla fine ci sarà anche un saluto da parte dei catechisti, dei ragazzi di Cresima e di prima elementare, però ecco la sua anima è in cielo, penso che tutti, soprattutto i familiari, sentiranno fortemente la sua presenza spirituale e sentiranno quindi fortemente anche la sua preghiera. Quindi ecco, anche se i nostri cari defunti ci hanno lasciato, non avremo modo di abbracciarli fisicamente, poi li riabbracceremo in paradiso, però sentiremo la loro preghiera, anche noi la sentiamo, la preghiera dei nostri cari defunti, che ci invitano a camminare verso la santità e che ci dicono che Dio c'è, che il Signore c'è. La nostra vita non è questa terrena, la vera vita è nel cielo. E diceva San Paolo, non io vivo in terra, ma non sono cittadino del mondo, diceva San Paolo, io sono già cittadino del cielo. I nostri cari defunti popolano il cielo e anche noi possiamo già dirci cittadini del cielo, perché con le preghiere dei nostri cari defunti, anche con il nostro impegno a pregare, ad amare, li raggiungeremo, ma non per un giorno, non per due giorni, non per 10 giorni, non per un anno, per 100 anni o per 1000 anni, per 1 milione di anni, ma per l'eternità. Dopo la vita ci aspetta un'eternità beata nell'amore, che vivremo insieme al Signore, perché dove sono io, dice il Signore, siate anche voi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre il Signore lodato. E ora possiamo fare canto di offertore. Per donare tutte le sue colpe,
cancelli in lei ogni traccia di umana fragilità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature, in cielo e sulla terra, si uniscano nella tua lode. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, dopo la risurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella credenza della gioia pasquale, l'umanità è seduta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Iniziamo la parola del nostro Signore, proclamiamo la risurrezione e la difesa santa del Cordo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a conti di servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della nostra sorella Rosaria, che si è addormentata nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci del Padre la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli, Sant'Andrea, nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la gloria, la potenza e la gloria del Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non ti offrire di giocare a fare la promessa, di portarsi una parola a cuore su questa cosa. Per l'istituzione della comunione, le mani dei vostri posti, passo io, chi alza la mano, mentre passo, poi gli faccio la comunione. Se qualcuno ha i guanti, dovrebbe togliere per il cielo.
A voi, Signore Dio Onnipotente, la nostra sorella Rosaria, nel suo passaggio da questo mondo a te, per la potenza redentrice del sacrificio del Cristo, purificala da ogni colpa, perché possa partecipare alla gloria del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Le amiche Maria Concetta Mirella e Lucia danno un messaggio: Rosaria, non ti abbiamo persa, ti portiamo nel cuore la tua presenza, fisica la possiamo perdere, la tua voce, il tuo profumo, ma ciò che hai insegnato a noi, ciò che ci hai lasciato, quello non lo perderemo mai. Ci sono anche due saluti che vogliono fare le catechiste di prima elementare e di terza media, perché c'è Davide, fa la terza media, e Maria Fatima, no? Che è la prima media. Lucia Fatima, Lucia, sì. Un saluto, ecco, da parte nostra.
Ciao, c'è Fatima, i bambini si chiamano al catechismo gruppo Bethlehem, in unione con i catechisti ti siamo vicini e ti saremo sempre vicini. Tu condividerai con noi il cammino per ricevere i sacramenti, saremo sempre insieme. Siamo pronti ad accoglierti con l'aiuto di Gesù a vivere nella speranza, nell'amore e soprattutto nella preghiera, che è il modo per stare vicino alla tua mamma, che oggi è in cielo. Con la sua anima veglierà su di te, sulla tua famiglia e su tutti noi, come un angelo però sempre. Io due parole d'anni, perché ti conosco da molti anni e ti tengo veramente al cuore. In questa messa per la tua mamma siamo presenti, Flavio, Rossella, i compagni, anche le mamme, tutti quelli che siamo stati insieme in questo cammino per la Quaresima. Abbiamo il cuore colorato, ma nello stesso tempo abbiamo di fede e di preghiera. Coraggio, andiamo avanti, sempre insieme, ti stiamo vicini e testimoniamo anche la fede di Gesù Cristo risorto, che ha già portato in paradiso l'anima nobile e benedetta di tua mamma. Il sorriso di tua madre sarà forza per tutti noi, anche nell'avversità della vita. Io aggiungo un'altra cosa. Io, Flavio e Rossella, per te ci saremo sempre. Lo sai che ti vogliamo bene, quando avrai bisogno di un momento particolare, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Libera ancora dalla timidezza e vieni, perché ti vogliamo bene, tu senti che ti vogliamo bene. Noi ci saremo sempre per te. Questa messa hanno partecipato per noi, hanno pregato per noi, anche loro ho detto se volevano qualche cosa, hanno detto meglio di no, però io sono vicini a voi, con soprattutto quella preghiera, quella preghiera sacerdotale, di cui io vi ringrazio. E adesso facciamo l'ultima parte del funerale, l'ultima raccomandazione, un commiato con la benedizione e con l'acqua bendita e con l'incenso. Rivolgiamo ora alla nostra sorella Rosaria il nostro saluto. Questo rito cristiano del congedo esprime il nostro amore, consoli il nostro pianto, rafforzi la nostra speranza. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo che tutto vince trasformerà la morte in aurora di vita eterna. Thank you.
preti, angeli del Signore, cogliete le sue di presentate la gloria della Cristo. Ti accorga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Cogliete la sua anima e presentate la gloria della Cristo. L'eterno riposo luna del Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Cogliete la sua anima e presentate la gloria della Cristo. Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele della nostra sorella Rosaria, perché lasciando questo mondo vive in te. Nella tua clemenza cancelli i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedi il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnano gli angeli, al tuo arrivo ti accolgono i martiri, ti conducano nella Santa Gerusalemme. Diciamo adesso tre volte l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Possiamo fare il saluto alla famiglia di Rosaria, perché non è possibile, però ecco già loro hanno visto la vostra presenza, la vostra preghiera silenziosa, e quindi ecco, siamo dispensati ecco, dal saluto, e loro vi ringraziano perché avete pregato. E adesso vi do la benedizione e poi facciamo in questo modo. Adesso apriamo le tre porte laterali, poi dalle tre porte laterali uscite tutti coloro che non siete parenti, uscite, e quindi stando attenti a non creare assembramenti. E invece dalla porta centrale esce la Santa di Rosaria, anche con i parenti, no? debitamente distanziati. E adesso ricevete la benedizione. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Per l'intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. Avete le porte laterali qui in fondo. Le porte laterali.